Passiamo ora alla seconda parte relativa ai trattamenti termici, ovvero trattamenti termici che non comportano trasformazione di fasi. In realtà anche qua, specialmente i trattamenti termici a temperature molto alte, ne vedremo almeno un paio oggi, stiamo parlando di condizioni che sono un pelo borderline rispetto alle precedenti. È il caso proprio del primo che incontriamo, ricottura di addolcimento o di miglioramento della lavorabilità. Le finalità sembrano simili a quelle di alcune ricotture addirittura, quindi consiste in un riscaldamento a qualche decina di gradi al di sotto di AC1, seguito a un raffreddamento lento, quindi si va prossimi alla temperatura di austerizzazione, ma non la si supera. Questo comporta un abbattimento degli sforzi residui interni e quindi un pezzo che, una volta raffreddato, può essere lavorabile a maggiore facilità. Tutto ciò che non ha tensioni interne può appunto portare il nostro pezzo in condizioni di migliore lavorabilità. Questo è anche interessante, ricottura di sferoidizzazione o globulizzazione. In questo caso, come ho detto, siamo un po' borderline, nel senso che o si va leggermente al di sotto di AC1 e si rimane, o addirittura si va intorno ad AC1, in pratica si riscalda sopra AC1, si rimane per breve tempo, si raffredda ancora appena appena al di sotto, poi si riscalda, cioè si cicla intorno ad AC1. Ottenendo come risultato che cosa? La globulizzazione della cementite che è contenuta nella perlite. Noi questa cosa della globulizzazione l'abbiamo già vista quando abbiamo parlato della austerizzazione completa degli acciai iperodettoidici, quando andando sopra a C-M la nostra cementite secondaria si globulizzava. Questa cementite tende a fare varie cose, per tempi prolungati, permanenza ad alta temperatura addirittura si decompone, forma carbonio e ferro gamma ad alta temperatura. In realtà per temperature più basse tende ad agglomerarsi, cioè a trasformarsi da lamelle a sferette. Il perché è abbastanza intuitivo anche in realtà. Se noi ci ricordiamo che la superficie di qualsiasi fase è quella zona nella quale io devo immettere dell'energia libera, meno superficie ho, meglio è. Fra una lamella, che è tanta superficie e poco volume, e una sferetta di pari volume, chiaramente la sferetta, la particella rotondeggiante, avrà molta meno energia libera e quindi il sistema tenderà a formare strutture globulizzate partendo da strutture lamellari. Giocando sopra e sotto a C1, cosa facciamo in realtà? Facciamo una cosa molto semplice, giochiamo molto sulla nucleazione. In pratica andiamo leggermente sopra a C1, cominciamo a far nucleare austenite, ma ne scendiamo subito sotto, rinucleiamo cementite e ferrite, giocando sopra e sotto più volte. Il risultato è quello che vedete qua in basso a destra, cioè una matrice ferritica e particelle rotondeggianti, non piccolissime onestamente, di cementite. Restaurazione e ricristallizzazione sono allo stesso tempo dei trattamenti termici, ma anche degli accadimenti all'interno dei nostri acciai. Qui in realtà dobbiamo dire qualcosa come premessa, e cioè una lavorazione a freddo di una lega, l'acciaio, in questo caso stiamo parlando di leghe ferrose, comporta il suo includimento, e qui potremmo dire grazie tante. Lo sapevamo questo? Bene, questo includimento in realtà ha almeno due effetti su scale differenti. Se parliamo su scala atomica, noi abbiamo un incremento molto forte di tutte le difettosità puntuali e lineari che noi conosciamo. Vacanze, interstiziali, dislocazioni, se vi ricordate, durante un includimento, durante la deformazione plastica, aumentano. Addirittura le dislocazioni possono aumentare anche di 1000 volte come densità, d'accordo? E sono appunto parte del fatto che lo snervamento diventa molto più alto. Altro aspetto importante, durante una deformazione plastica la struttura dei grani, che chiaramente è su una scala più grande rispetto alle dislocazioni, cambia. Vi ricordate quelle video che abbiamo visto a suo tempo, e cioè durante la deformazione plastica la struttura si sminuzzava e avevamo la formazione di sottograni, avevamo tanti più bordi di grano presente. Complessivamente l'effetto della lavorazione a freddo è una struttura includita, fragile. Sta parola freddo in realtà va un attimino come dire, contestualizzata. Parleremo di lavorazione a freddo tutte quelle volte in cui avremo una deformazione plastica al di sotto della temperatura di ricristallizzazione, e fra poco vedremo meglio cos'è, abbiamo già accennato, ma lo dobbiamo vedere meglio. Parleremo di lavorazione a caldo tutte quelle volte nelle quali noi avremo una deformazione plastica che si svolgerà a una temperatura superiore a quella di ricristallizzazione. Quindi in realtà, per esempio, noi potremmo avere benissimo una deformazione plastica a 300 gradi che sarà a freddo, nonostante 300 gradi siano tutt'altro che freddo.
Ricordiamoci come definiamo la ricristallizzazione. È quella temperatura per la quale io ho la rigenerazione della grana cristallina in un'ora. Qui è un po' il cane che si morde la coda. Perché? Perché questa rigenerazione della grana cristallina, abbiamo visto anche il video su questo, dove abbiamo fatto i bordi grano, in realtà diventa sempre più veloce quanto più è spinta la deformazione plastica. Se vi ricordate, la deformazione plastica induce un aumento di energia libera nel nostro sistema. Se io ci metto una deformazione, se io faccio una deformazione di plastica più spinta sul mio acciaio, metto più energia libera. Quindi in realtà poi il tempo di ricristallizzazione sarà più rapido. Quindi in realtà, come vedete, la definizione di lavorazione a freddo o lavorazione a caldo, anche questa è una definizione un pelino ballerina. Però diciamo in qualche modo riusciamo a capirla abbastanza bene. Il problema grosso della riforma della struttura incrudita è appunto la sua fragilità. Certamente non R con S, R con M, noi invece apprezziamo. È molto alto, lo sappiamo, vi ricordate nel diagramma sigma epsilon, una struttura deformata plasticamente ci dava una R con S molto molto più alto rispetto all'R con S che poteva avere nella nostra struttura, ad esempio, ricotta. Questa fragilità può essere risolta riscaldando sostanzialmente. Parleremo poi di restaurazione o ricristallizzazione un po' in base alla temperatura a cui andremo, ma in realtà in base ai fenomeni che attiveremo riscaldando. Un po' ce l'aspettiamo. Se riscaldiamo abbastanza basso di temperatura, io attiverò fenomeni in cui avremo un movimento di atomi ridotto, cioè per distanze ridotte, cioè fenomeni su scala atomica sostanzialmente, e questo sarà più il caso della restaurazione. Nel caso di temperature più alte, invece, riuscirò ad attivare fenomeni su scala più importante, su distanze più importanti, riuscirò a rigenerare la grana cristallina e parleremo di ricristallizzazione. Se andiamo a vedere un po' gli aspetti fenomenologici, ci saranno molto d'aiuto questi due diagrammi che vediamo qua a destra. In particolare cominciamo con quello più in alto, il primo. Prendiamo un acciaio che abbiamo deformato plasticamente, quindi un acciaio incrudito, e vediamo che succede se lo riscaldiamo a temperature diverse per la stessa durata. Facciamo un'ora, giusto per tenerci il tempo fuori come parametro. Chiaramente se lo facessimo per 2 ore, 3 ore, 4 ore, la curva cambierebbe di forma, ma non cambierebbero i concetti all'interno. Se guardiamo l'evoluzione di R con M, curva che parte da un valore molto alto e aumentando la temperatura si abbassa a valori più bassi, che sono ovviamente il valore più basso, e trovate qua per 700 gradi, corrisponde a quello che avevamo al pezzo ricotto, banalmente. E invece con in quest'altra curva guardiamo la modifica dell'allungamento percentuale a rottura, osserviamo un evidente transitorio. Cioè partiamo per un pezzo che non è riscaldato, ma riscaldato a 100 gradi, a valori molto bassi di allungamento percentuale a rottura e molto alti R con M, riscaldiamo e vediamo una sostanziale invarianza, anzi anche se a percentuale si alza leggermente, R con M si abbassa leggermente, per poi avere un transitorio abbastanza evidente e tornare al di sopra di una certa temperatura ai valori primitivi prima della nostra deformazione plastica. Questo diagramma, come vedete dalle curve tratteggiate, può essere distinto in almeno 3 zone. Una zona a sinistra, la prima curva tratteggiata, che abbiamo indicato come la zona nella quale funziona la restaurazione. Una zona centrale nella quale si attiva il processo di ricristallizzazione. E poi quella terza a destra, per temperature molto alte, sopra i 500 gradi. Ma prendete queste temperature un po' come viene, perché dipenderanno molto anche dalla composizione chimica, dalla grana cristallina di partenza, eccetera, dove avremo luogo l'ingrossamento del grano. Gli eventi li potete vedere nel diagramma sottostante in questa sequenza di trasformazione a partire dal nostro acciaio incrudito per andare su verso la zona ricristallizzata e con l'ingrossamento del grano. I fenomeni sono abbastanza semplici. Nella restaurazione abbiamo un abbassamento della densità delle vacanze, degli interstiziali, delle difettosità, un abbassamento leggero della densità delle dislocazioni, ma se io vado a fare una metallografia, la struttura è la stessa che avevo visto precedentemente. Si ha un leggero alleviamento della fragilità. Se poi vado a temperature più alte, ho una rigenerazione della grana cristallina
che mi ridiventa equiassica ma molto fine. È chiaro che questo dipenderà anche dal tempo. Se io invece di un'ora ci sto a 2 ore, lascio che il pezzo ingrossi il suo grano. Quindi questa cosa vale per un certo orario, per una certa durata del trattamento. Sopra una certa temperatura, sempre per la stessa durata, guardate qua, la grana diventa più grossa. Qui vediamo, con questa curva in basso a destra, dimensioni dei grani, come evolve la dimensione dei grani cristallini. A partire da un certo valore si rigenera questa grana cristallina, con una grana che partirà dai bordi grandi, aggiunti triple, eccetera, si mangerà la grana deformata plasticamente iniziale, inizialmente resterà una dimensione abbastanza costante per poi aumentare in corrispondenza della zona in cui avremo l'ingrossamento del grano, zona che certamente noi a priori non vogliamo affrontare, a meno che non ci serva per qualche lavorazione particolare una grana molto grossolana. Vediamo che nella restaurazione in realtà possiamo avere dei fenomeni differenti. Come abbiamo detto, si effettua sotto la temperatura di cristallizzazione, permette di recuperare in parte le proprietà meccaniche senza modificare la struttura. Abbiamo un allungamento parziale delle vacanze degli interstiziali e un riarrangiamento delle dislocazioni, fatto con un leggerissimo abbassamento della loro densità. Che vuol dire riarrangiamento delle dislocazioni? Le dislocazioni non sono caratterizzate solamente dalla loro densità, ma anche dalle configurazioni che assumono. Più c'è energia dentro, più la configurazione, la forma, chiamiamola così, di queste dislocazioni è instabile, è ad alta energia. Dandogli un po' di calore, queste si riarrangiano in strutture meno distorte e quindi con un abbassamento di durezza macroscopica. Osserviamo che praticamente sul nostro sistema, scusate, oggi vi giuro, sul nostro sistema, volevo fare con questo, sul nostro sistema abbiamo due possibilità dal punto di vista dell'evoluzione della durezza in funzione della temperatura. Qui vediamo un grafico leggermente diverso dal precedente. In questo caso c'è alle ordinate la durezza e alle ascisse la temperatura, sempre per la stessa durata di permanenza, facciamo conto che sia un'ora. Se il pezzo incrudito parte da una durezza piuttosto alta, io in realtà potrò avere un'evoluzione che vediamo qua essere data con questo carattere 1, cioè nella zona di restaurazione e la parte di ricristallizzazione, sulla zona di restaurazione avremo una diminuzione continua della durezza, sulla ricristallizzazione la nostra durezza cala molto rapidamente per poi riabbassarsi più lentamente in corrispondenza all'ingrossamento del grano. Oppure, laddove posso precipitare particelle indurenti, avere questo indurimento secondario, cioè in realtà qui ho due fenomeni che si sovrappongono. Uno è quello che abbiamo già visto, cioè la restaurazione. L'altro è la precipitazione delle particelle. Complessivamente io ho un aumento di durezza, però queste particelle sono instabili oltre una certa temperatura e quindi dopodiché ho di nuovo il processo che abbiamo visto precedentemente, con l'abbassamento della durezza e quindi l'ingrossamento del grano che è la fase finale. Questa ricristallizzazione che vediamo funzionare per temperature abbastanza alte vede appunto un processo come quello schematizzato qui in basso, ovvero partendo da una struttura deformata che è quella blu, questa è una struttura che ha un'alta energia libera presente, do temperatura, do calore, quindi riesco a far muovere gli atomi, stavolta sto a temperatura più alta rispetto alla restaurazione, quindi riesco a farli muovere anche per distanze più importanti, nucleano in verde i grani della struttura non deformata, mantenendo nel tempo questa temperatura, l'evoluzione della microstruttura è quella che vedete qua. Si parte da una deformata, questa blu, per andare a quella verde. Attenzione, se avevo un cubico corpo centrato, sempre cubico corpo centrato è, non è una trasformazione di fase, d'accordo? È una ricristallizzazione che avviene appunto a temperatura normalmente abbastanza alta, ma al di sotto delle temperature di trasformazione allotropica, per dirci, per intenderci, sotto, sicuramente sotto a C con 1, sicuramente, insomma, negli acciai. Per quanto riguarda la distensione, qui adesso cominciamo a tirar fuori dei termini di trattamento che poi vanno a sovrapporsi con i fenomeni che abbiamo appena parlato. La distensione viene utilizzata per diminuire il livello di tensione interna dovuto alla deformazione meccanica oppure al processo di raffreddamento non uniformi. Si fa a temperatura piuttosto bassa, sfrutta la restaurazione, sostanzialmente. Quindi in realtà parlare di restaurazione, parlare di distensione
vuol dire praticamente la stessa cosa, riscaldo intorno ai 200 gradi, 150 gradi, 250 gradi, quindi temperature piuttosto basse, con la finalità di abbassare la tensione interna dovuta per esempio a deformazioni plastiche importanti. Il rinvenimento, in realtà il rinvenimento potrebbe benissimo essere visto con questi trattamenti che abbiamo appena visto, cioè il rinvenimento visto come restaurazione a alta temperatura o ricristallizzazione. Peccato però che nel rinvenimento svolga un ruolo fondamentale la microstruttura della nostra fase di partenza. E cioè, se nel tutto quello che abbiamo visto prima, restaurazione, ricristallizzazione, ingrossamento del grano, sostanzialmente stiamo facendo riferimento per esempio a un ferrito perlitico, cioè a un acciaio che parte da una struttura abbastanza d'equilibrio, viene deformato plasticamente e poi viene riscaldato a varie temperature, nel rinvenimento abbiamo la partenza, una fase martensitica. Si rinviene sempre un acciaio martensitico. In lingua italiana la sequenza tempra più rinvenimento prende poi un nome ben preciso e parleremo di bonifica, appunto come sequenza tempra più rinvenimento. Attenti che in inglese tempra viene detto quenching e rinvenimento viene detto tempering, quindi attenzione a non fare confusione, questo tempering può essere facilmente fuorviante rispetto alla tempra. Quindi in realtà quenching è tempra, rinvenimento è tempering, non esiste un tempering, un termine per bonifica. Quindi effettivamente bonifica c'è solamente in italiano e poi ci caratterizzerà proprio una tipologia d'acciai che appunto avranno nel campo, in ambito meccanico, un ruolo molto molto importante. Nel caso di rinvenimento l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di cercare di aumentare il più possibile la tenacità, la resilienza di un acciaio che da temprato è normalmente molto molto fragile. Uso questo avverbio normalmente perché ci saranno dei casi che saranno un po' mostro su questo, ma normalmente sarà sempre molto fragile. E praticamente, guardate qua, si passerà da questa struttura martensitica, qui in realtà c'è anche della sterostinite residua, questo lasciamo perdere, si passerà a questa struttura ferritocementitica, niente di più. Poi dico, tutta sta cosa, austenitizzo, ci rimango, tempro, rinvengo, per riavere un'altra volta fra le mani ferite e cementite. Qual è il trucco? Purtroppo non ho una slide con un marker importante, ma dovete, come dire, fidarvi. Le particelle di cementite che sono qui sono le più piccole possibili che possono essere ottenute. Cioè otteniamo un'altra volta una struttura che è matrice ferritica, particelle di cementite estremamente piccole, quindi estremamente in grado di fermare le nostre dislocazioni, darci un buon R con S e R con M, a fronte di una matrice che ci dà una buona tenacità. Quindi in realtà abbiamo una struttura, chiamiamola composita in qualche modo, in cui c'è una matrice che vi dà tenacità, vi dà resistenza alle sollecitazioni dinamiche e tante particelle molto piccole in grado di interagire con le dislocazioni e darvi un elevato R con S e R con M. Quindi diciamo che il rinvenimento ha questo come obiettivo. Tipicamente la temperatura di rinvenimento è 600 gradi, ma quando andremo a fare gli acciai vedrete che di deroghe a questa temperatura ce ne avrete quante ne volete, perché poi in realtà questo è un riferimento, ma ce ne sono appunto tante deroghe dovute appunto alle differenti composizioni chimiche con cui avremo a che fare. 600 gradi, che succede? In realtà molto dipenderà se abbiamo a che fare con un acciaio non legato, con un acciaio legato, se l'acciaio legato ha elementi carburigeni, cioè elementi che hanno una buona affinità chimica verso il carbonio, oppure no. Quindi in realtà praticamente durante il riscaldamento per temperature abbastanza basse, sotto i 300-400 gradi, si avrà una sostanzialmente decomposizione, scusate, un abbassamento molto forte della densità delle dislocazioni, un abbassamento molto forte della densità di vacanze interstiziali. Ricorda un po' la restaurazione come processo per temperature più basse. Più vado su di temperatura, più mi si decompone il reticolo martensitico, perché banalmente il carbonio fuoriuscirà dal reticolo tetragonale corpo centrato, uscendo fuori quello potrà formare ferrite e il carbonio che esce fuori formerà queste particelle di cementite. Sopra i 450 gradi, laddove io abbia a che fare con elementi carburigeni nella mia lega, non ho detto che ci siano, si formeranno dei carburi legati. Un carburo legato potrebbe essere ferro, virgola, cromo, fra parentesi 3C, cioè una cementite legata.
ma ci sono dei carburi a temperature un po' più alte, 450 gradi, del tipo M23C6, M7C3, sono concentrazioni varie che possono appunto darvi luogo a precipitati di vario tipo. Quali sono i parametri che vi influenzano il trattamento di rimbenimento? Ma più o meno sempre i soliti parametri, insomma, li vediamo uno per uno. Intanto, vabbè, la composizione chimica può influenzare il risultato di un rimbenimento in vario modo. Leggiamo qua: gli elementi di lega ritardano la riduzione di durezza nel caso appunto in cui ci sia soluzione solida per soluzione solida per coescenza di carburi, cioè si aggiungono elementi di lega, rende il processo di decomposizione della martensite normalmente più difficile. Sicuramente è importante poi la coppia temperatura di rinvenimento, tempo di rinvenimento, che possono influenzare fortemente l'effetto di un rinvenimento stesso. Guardate qua, i due casi abbastanza tipici sono questi due: silicio, che rimane in soluzione solida, e molibdeno, che invece forma carburi. Nel silicio, guardate qui, questa è una parametrizzazione per diversi tenori di silicio. 0,5 è un tenore abbastanza ormai in un acciaio. Se io in un acciaio ho 0,5% di carbonio con 0,5% di silicio faccio un rinvenimento a temperature crescenti, guardate qua come cade la durezza del mio acciaio. Ci metto un po' più di silicio, la curva va un po' più in alto, ma cresce in modo parallelo in qualche modo. Se arriva al 3,8, guardate qua, è quella che sta più in alto, abbiamo una curva che per ogni temperatura ci dà una durezza più alta, ma non è che ci abbia una forma differente. Questo per quale motivo? Perché il nostro silicio rimane in soluzione solida sostituzionale all'interno del nostro reticolo cristallino, quindi l'effetto è quello rafforzante per soluzione solida, non c'è nient'altro che succede. Ben diverso è il caso del molibdeno. Guardate qua, nel caso sempre un acciaio 0,35% di carbonio, in questo caso 0% di molibdeno, una curva molto simile a quella che abbiamo visto prima per il silicio, non ci sono grandi differenze. Man mano che aggiungo del molibdeno, che è un elemento molto carboligeno, cioè forma molto bene dei carburi all'interno della nostra struttura, che hanno fra l'altro un effetto rafforzante importante, otterrò quello che si chiama indurimento secondario, e cioè man mano che aumento questa quantità di carbonio, guardate qua, la durezza cresce, addirittura può diventare più alta della durezza che avevo al momento della tempra. E quindi tipicamente in un picco che sta intorno ai 600 gradi, è il motivo per cui spesso si rinviene a 600 gradi, proprio per sfruttare questo indurimento secondario. Qui chiaramente abbiamo parametrizzato per entrambi i diagrammi che stanno qui in basso a destra rispetto alla temperatura a tempo costante. Potevamo anche giocare col tempo e ottenere curve che avevano diverso andamento. Il problema del tempo lo vediamo meglio qui. Allora, il processo di decomposizione della martensite a seguito di un rinvenimento è un processo per diffusione. Quindi, ritornando alla prova intercorso, le domande posso farvi all'orale, perché tanto molti di voi purtroppo andranno all'orale, l'unica trasformazione non diffusiva che incontrerete in questo corso è quella martensite, nella quale i vostri atomi si sposteranno per distanze inferiori alla distanza interatomica. Tutte le altre trasformazioni saranno tutte quante diffusive, inclusa la decomposizione della martensite a seguito di rinvenimento, dove il carbonio che si trova lungo l'asse lungo della martensite, che vi ricordo avere un reticolo tetragonale corpo centrato, uscirà fuori dal reticolo cristallino a formare cementite e vi resterà. Quindi a quel punto, se al tetragonale corpo centrato levate il carbonio, il reticolo si accorcia e diventa un cubico corpo centrato, diventa fiammite. D'accordo? Per comprendere contemporaneamente l'effetto della temperatura e del tempo di rinvenimento, c'è un approccio che si usa abbastanza, quello di Holloman, dove si utilizza il parametro P di rinvenimento espresso da questa relazione qui, dove chiaramente beta dipenderà dall'acciaio in cui stiamo lavorando. E beh, è una cosa abbastanza simpatica, perché se parametrizziamo la durezza Rockwell in funzione del tempo di rinvenimento per differenti temperature di rinvenimento, abbiamo questa situazione qua. Guardate qui, chiaramente per una temperatura più alta noi avremo il picco di rinvenimento per tempi più brevi, è un processo diffusivo, per cui
tempi lunghi sono analoghi a temperature più basse e viceversa. Se sto a 550 gradi, il tempo di picco del deterioramento secondario si sposta un po' verso destra, se sto a 450 si sposta ancora più verso destra. Vabbè, uno dice ok, io ho da parametrizzare questo perché devo utilizzare il mio processo, il mio trattamento termico, di fondo mi faccio le prove e vado così. Vabbè, però per qualche motivo voi avete questo diagramma fra le mani e dovete però per forza fare il vostro trattamento a 600 gradi. Chi vi dà il diagramma, che vi dà l'evoluzione, chi vi dà il modo di decidere vabbè ma sto trattamento per quanto tempo lo faccio? L'approccio curva di Holloman, che appunto si basa sul parametro di riferimento, è un approccio abbastanza interessante, viene utilizzato anche per altre attività in metallurgia, e cioè utilizzo questo parametro di rinvenimento che vede all'interno temperatura e tempo di rinvenimento con importanza analoga sostanzialmente. Quindi io che cosa faccio? Con questa curva costruita sulla base delle curve di durezza tempo sperimentali, io riesco per qualsiasi coppia tempo e temperatura a calcolarmi il parametro P, entro dentro e ottengo di conseguenza la durezza corrispondente. Se vogliamo andare al contrario, mi chiedo, bene, ma io ho un acciaio, devo ottimizzare il tempo e la temperatura di rinvenimento. Questo acciaio dopo trattamento dovrà avere 40 di Rockwell. Vado qua, trovo il parametro di rinvenimento corrispondente e posso decidere la coppia tempo-temperatura che mi rispetti questa durezza nel mio trattamento. Quindi in effetti è una cura, un approccio che vi consente di determinare le condizioni di trattamento anche per temperature o tempi sconosciuti in qualche modo, quindi un approccio unificante abbastanza interessante. È chiaro che vale laddove, in quell'intervallo di tempi e temperature per i quali i fenomeni metallurgici sono gli stessi. Mi spiego, è chiaro che non c'ha senso che io cerco di applicare il parametro di Holloman per 150 gradi. A 150 gradi non ho il rinvenimento, non ho la decomposizione della martensite, quindi in realtà se io metto qui 150 gradi, ci metto 10.000 ore, qualcosa esce fuori qua dentro, ma non è lecito, perché il valore è troppo basso. Rimanendo fra 450 e 650, fra 400 e 600 e 750 gradi, invece io posso utilizzare questo parametro in maniera assolutamente corretta, perché in quell'intervallo il fenomeno del rinvenimento risulta essere completo. Bene, in questo diagramma vediamo un po' riassunte le temperature di trattamento per la maggior parte dei trattamenti termici che abbiamo visto in queste lezioni al variare della concentrazione di carbonio. Sostanzialmente poi chiaramente voi in realtà non avrete mai a che fare con una lega binaria, quindi in realtà al variare del fatto che ci troviamo un acciaio ipotetto idico o iperotetto idico, e quindi vedete appunto quando parliamo di omogenizzazione stiamo parlando di un qualche cosa che avviene a temperature molto alte con rischio reale di bruciatore dell'acciaio. Normalizzando ancora abbiamo a che fare con qualcosa che va sopra a 5,1, a 5,m e quindi che possa appunto portarci a problemi di ingrossamento del grano o di bruciatore dell'acciaio, e poi le altre temperature di cui abbiamo parlato con intervalli più o meno ampi. Come vedete non stiamo parlando di bassissimi intervalli di trattamento, molto dipenderà per la loro definizione dalla composizione chimica, e quindi questa sarà croce e delizia di questa seconda parte del corso. Al termine dei trattamenti termici faremo acciaio e ghise e praticamente scoprirete che la memoria sarà utile in molti casi, insomma, nel senso che dovremo vedere cosa fa il nickel, cosa fa il manganese, cosa fa il cobalto, cosa fa l'alluminio, cosa fa il cromo, il molibdeno, eccetera, e poi mescolarli insieme ricordandoci che non c'è l'additività degli effetti, quindi in alcuni casi 1 più 1 potrà fare 2, in altri casi 1 più 1 potrebbe fare 15, d'accordo? E questo lo scopriremo insieme. Questa slide ci dà un quadro un po' sinottico degli effetti dei vari trattamenti a partire dall'ossidizzazione. E vediamo quindi che raffreddando lentamente abbiamo una struttura dall'ostenite che ci diventa qui a sinistra sostanzialmente una ferrite perlite grossolana, e quindi globulizzando una ferrite perlite con la cementite, una ferrite cementite, scusatemi, con la cementite globulare ma piuttosto grossolana. Se raffreddiamo dall'austenite un po' più velocemente, una normalizzazione per esempio, avremo almeno una parte della struttura che sarà bainitica,
che anche questa alla fine è una struttura ferrito-cementitica con la cementite sotto forma di particelle in questo caso. Se infine abbiamo una tempra, otteniamo la martensite e rinvenendo otteniamo questa ferrite cementite con cementite estremamente fine. Quindi alla fine, con grande fantasia, a meno di leghe a base ferro, per esempio, con tanto nickel, per cui al termine del trattamento dobbiamo sempre austenite in quel caso, è il caso degli acciai da cucire a casa vostra, con cui avete la vostra pentola per fare la pasta, in realtà in un acciaio non particolarmente legato, alla fine di un trattamento, sempre ferrite cementite avete, come fasi, come consente strutturale invece no, perché molto dipenderà dalla storia termica che assicura il vostro acciaio e quindi dalle dimensioni delle particelle di cementite che verranno a essere immerse all'interno della vostra struttura ferritica. Trattamenti superficiali. Ora, in realtà, noi in questo corso, fino adesso, abbiamo parlato sempre del problema di avere una struttura omogenea sull'intero pezzo, su tutta la sua sezione. Per esempio, la temperabilità per noi era un valore, il fatto che questa fosse penetrata, la tempra fosse penetrata all'interno del pezzo fino in fondo, fino al cuore del pezzo stesso. In realtà, in molti casi, noi potremmo avere l'esigenza di un gradiente di proprietà meccaniche fra superficie e cuore. Il caso tipico, il manufatto tipico dove questo gradiente di proprietà è assolutamente indispensabile è la ruota dentata. Avete fatto ovviamente il disegno di ruota dentata, eccetera. La ruota dentata è un manufatto nel quale vivono almeno due esigenze contrapposte. La prima, banale, ogni dente deve ingranarsi con qualche altro dente, o un contatto con strusciamento o usura. E quindi lo sapete già che nell'usura, per avere la minore usura possibile, devo avere una superficie abbastanza dura, più dura possibile in realtà. Contemporaneamente, io in una ruota dentata devo avere la capacità di trasmettere un moto, e quindi c'è la nascita di sforzi fra un dente e l'altro, grazie al contatto reciproco e al movimento reciproco dei due denti. Questa sollecitazione può essere piuttosto importante, piuttosto alta, quindi devo avere alti R con S, alti R con M, ma poi ho una ciclicità in queste sollecitazioni, devo avere anche una buona resistenza a fatica, una buona tenacità. Alta tenacità, alta resistenza a fatica, ma buona durezza, fra loro normalmente non si incollano. L'unico modo sarebbe avere la moglie piena, la botte ubriaca, di solito l'ho detta bene, a volte dico al contrario, e cioè superficie dura e cuore tenace. E l'obiettivo di moltissimi trattamenti termici che giocano appunto su gradienti di proprietà meccaniche o di concentrazione o di trattamento, l'obiettivo appunto è quello di dare superficie con caratteristiche più legate all'elevata resistenza all'usura e un cuore che invece vi dia un'elevata tenacità, un'elevata resistenza a trazione, una capacità elevata di non rompersi sostanzialmente. Un dente di una ruota dentata sgranato certamente non è qualcosa che è particolarmente apprezzato. Tanti sono i modi per ottenere questo risultato. Qua vi ho elencati i tre principali, ma insomma poi in realtà ce ne sono svariati altri. Il primo che vedete, modifica della superficie mediante trattamento termico localizzato. E questo lo vedremo fra poco. Si chiama tempra superficiale, è una tempra nella quale in realtà noi cerchiamo di fare qualcosa che è l'opposto di quello che vi ho detto fino adesso, cioè ottenere tempra solo sulla superficie. Quindi in realtà addirittura avere a che fare con acciai molto temprabili in realtà è deleterio per questa tipologia di trattamento. Modifica della superficie mediante trattamento termochimico di diffusione di un elemento di lega, cioè elementi che entrano dentro e che o mediante soluzione solida o facendo precipitare particelle ci danno alta durezza. Nitrurazione, cioè arricchimento superficiale di azoto, lo faremo in questo corso, solfonitrurazione, cromizzazione, ce ne sono decine di trattamenti di questo tipo. Ancora, modifica della superficie per diffusione di uno o più elementi, seguito da un trattamento termico. Cementazione, carbonitrurazione, eccetera, eccetera, ma seguito da bonifica. Attenti che è molto diverso il trattamento, diciamo, numero 2 dal terzo. Il numero 2, quello che appunto non prevede un trattamento termico dopo il trattamento termochimico, è normalmente l'ultimo trattamento effettuato, dopo non dovete fare più niente. Il terzo, quello che prevede un trattamento termico invece,
dopo dovrete fare ancora dei trattamenti termici, il che consisterà, implicherà un'ulteriore spesa per ottenere il risultato desiderato. In realtà poi abbiamo, qui non è nell'elenco, insomma, ma avete anche altri meccanismi per indurire superficialmente la superficie e mantenere un cuore abbastanza tenace. I risultati non sono eccessi, ma spesso si utilizzano la sabbiatura, per esempio, la paminatura, cioè processi di incudimento superficiale della vostra superficie, mediante appunto deformazione plastica superficiale. È il caso di molti organi meccanici, per esempio un uso motociclistico, per esempio, laddove vedete quelle superfici un po' rugosette, non è che il potrebbe darsi un truffato, ma se non va un truffato in realtà è perché quel pezzo è stato appunto o sabbiato o pallinato, e la sabbiatura, la pallinatura, queste deformazioni plastiche superficiali implicano la nascita di uno sforzo di compressione superficiale, e capite bene che se io ho uno sforzo di compressione superficiale, l'innesco di cricca diventa più difficile, d'accordo? Perché devono superare, nel caso di sforzi di flessione o di torsione, il carico a compressione prima di andare in sollecitazione a trazione, tale da potermi aprire un'eventuale cricca presente sulla superficie. Andando a parlare della tempra superficiale, vediamo per esempio questo video nel frattempo, vediamo che questa ha l'obiettivo di ottenere una struttura martensitica dello spessore di qualche millimetro, quindi non troppo profondo. È inutile, o aggiungerei anche deleterio, ricorrere ad acciaio ad elevata temperabilità, quindi non ci serve un grosso tonnello di carbonio che ci dà temperabilità. Tenori controllati, zolfo, fosforo, nichel, molibdeno, rame, grana fine e poco sensibile all'ingrossamento. Guardate qui, in questo caso è una procedura con raggio laser, insomma, giusto perché era particolarmente scenografica, insomma. Guardate qua, questo diagramma in basso a destra. Il fenomeno è abbastanza semplice. Se io riesco a riscaldare il pezzo in modo tale che solo uno strato superficiale vada in campo austenitico senza aspettare che il calore penetri in profondità e il raffreddo subito, io avrò solo uno spessore di qualche millimetro che sarà diventato austenitico. Il cuore magari si sarà rinvenuto, perché magari sto partendo già da un martensitico, d'accordo? O da un normalizzato, perché poi vi ripeto, l'effetto di un trattamento termico dipende molto anche dalla microstruttura di partenza del nostro acciaio. Quindi solamente un pezzo esterno, una parte esterna avrà superato la C3 durante il riscaldamento, senza aspettare che il riscaldamento penetri in profondità, io raffreddo rapidamente e il pezzo prenderà tempra in maniera solo localizzata. Vediamo un altro caso su questo video. Qui in questo caso è una tempra induzione, dove appunto abbiamo un riscaldamento localizzato sulla superficie, senza aspettare anche in questo caso che la nostra temperatura cresca in tutto quanto lo spessore. A un certo punto vedete che questa fase comincerà a girare, verrà raffreddato rapidamente. Sapete, sta succedendo qualcosa in questo momento, siate fiduciosi, insomma, e praticamente il nostro pezzo si raffredderà. È un po' lunga questa fase di riscaldamento, ma volevo tagliarla. E il nostro pezzo si raffredderà in maniera rapida, partendo solo, appunto, vi ripeto, solo sulla superficie laterale, la superficie esterna, scusatemi, la superficie esterna in campo austenitico. D'accordo? Questa parte di riscaldamento, scusate, prima ci stavo. Io raffreddo prima che entri dentro, la temperatura che si innalza la temperatura all'interno. D'accordo? In realtà, croce e delizia di questo corso sono sicuramente i trattamenti di cementazione e nitrurazione. Diciamo che si è cementato nel passato, senza sapere bene cosa si stava facendo, in maniera abbastanza, come dire, primitiva. In certi ambienti, Spagna per esempio, si usava pipì di bimbo per raffreddare delle spade riscaldate ad alta temperatura. I monaci cantavano mentre facevano questa cosa. Io mi auguro non ci fosse il bambino di prezzo, no, non so, comunque i monaci cantavano. Il fatto che cantavano era importante, non perché ci avesse effetto il canto, chiaramente, ma perché il canto ha una certa durata. E quindi in realtà, giocando sul fatto di avere questa poltiglia
bollente, quindi c'è un po' di temperatura bollente, può andare a 100 gradi, non è che andasse a chissà che temperatura, e vedete che 100 gradi non sono affatto sufficienti per un trattamento ottimizzato, ma di meglio non c'era, e usando urina, che è ricca in azoto, si andava a fare appunto un trattamento che vedremo fra poco, poteva essere un parente della nitrurazione. In ambito arabo era più divertente in qualche modo, perché si usava un poltiglione fatto da urina di cammello e sterco di capra. A parte i profumi che poteva emanare questo poltiglia, in realtà la scelta era particolarmente azzeccata, perché l'urina di cammello è credo quella in natura più ricca di azoto. Lo sterco, carbonio sostanzialmente, quindi questo poltiglione bollente veniva usato per raffreddare le spade, per immergerci le spade calde, in modo che superficialmente qualcosa avvenisse, perché loro cosa avvenisse esattamente non lo sapevano, ma si arricchiva in carbonio e azoto, ottenendo quella che è una carbonitrazione a tutti gli effetti, un indurimento superficiale con un cuore tenace. In una spada, avere una superficie dura e un cuore tenace è sicuramente un valore importante affinché il manufatto abbia delle prestazioni ottimali. Nel caso della cementazione, parlando di fenomeni, come dire, un po' più procedure un po' più recenti e sicuramente più, come dire, ottimizzate, parliamo di un trattamento termochimico di diffusione in cui l'acciaio viene arricchito superficialmente in carbonio. In realtà noi qui parliamo di cementazione e di nitrurazione. Commercialmente, chi di voi mai avrà a che fare con dei trattamentisti, vedrà che esistono decine di trattamenti che spingono un po' più verso la cementazione, un po' più verso la nitrurazione, quindi parleremo di carbonitrurazione, nitrocarburazione, qui vediamo i due estremi, ma in realtà poi vi ripeto, commercialmente avete le più strane combinazioni. Ebbene, vi dicevo appunto che nella cementazione abbiamo questo arricchimento superficiale di carbonio. La temperatura di cementazione è sempre superiore ad A5.3. Perché parlo solo di A5.3? Perché vedremo fra poco che un limite importante è avere a che fare con acciai a basso carbonio, è proprio è assolutamente una necessità. E avremo varie tipologie di trattamento, in realtà qui ne ho schematizzato solo tre, ma vi ripeto, commercialmente ne esistono decine di procedure di cementazione. Cementazione solida in cassetta, detta anche processo Giolitti, liquida oppure anche gassosa. Il pezzo cementato dopo cementazione non è duro. Questa sembra una cosa curiosa, perché in realtà il pezzo prenderà durezza superficialmente solo a valle di una tempra, che potrà essere o immediata o successiva. Che vuol dire immediata? È abbastanza semplice. Io ho questo oggetto, l'oggetto da cementare, che l'ho portato sopra il C3, quindi è in pieno campo di cementazione, di ossidizzazione. Posso, dopo cementazione, che fra poco vedremo in cosa consiste, o direttamente prenderlo e buttarlo in tempra, oppure farlo raffreddare lentamente e successivamente fare una tempra successiva. I motivi possono essere più diversi, impiantistici, non sono in grado di fare una tempra, possono essere più vari, insomma. Le durezze ottenibili, guardate qua, sono piuttosto alte, 700-900 Vickers, e lo spessore ottenuto è di circa un millimetro, che è abbastanza spesso, ma non tantissimo. Ora qui il problema dello spessore è importante, perché mi è capitato diversi anni fa, un'azienda che produceva delle rode dentate, che gli si rompevano spesso. Loro mi raccontavano il loro processo, in realtà non mi avevano mai mandato la loro ruota dentata, mi avevano solamente detto questo problema, e dicevo, insomma, forse avete cambiato trattamentista, non si riuscì a capire bene. Poi in realtà, finalmente riesco a avere fra le mani queste rode dentate, le guardo, ma perché non le fate direttamente in ghisa? Si pensava io fossi pazzo, in realtà no, perché le rode dentate erano dell'ordine di 2 mm in spessore. Se io ci metto 2 mm e metto il carbonio da una parte e dall'altra e porto il carbonio a concentrazioni molto alte, vediamo fra poco quali, in realtà io sto arricchendo tutto quanto lo spessore in carbonio, non ho quindi più il cuore tenace. Quindi attenzione, perché la scelta del processo è importante. Lì cosa era successo in realtà? Loro nei decenni hanno prodotto sempre queste rode dentate cementandole, partendo nel progetto erano diventate più spesse, quindi era corretto fare la cementazione. Poi avevano cambiato acciaio, avevano cambiato progetto, ma queste ruote dentate sono sempre più assottigliate, finché erano arrivate a 2 mm, e quindi in realtà cementare non aveva alcun senso. Quindi si cementa laddove io poi ho, comunque a valle della cementazione, un cuore tenace. Se io ho un pezzo spesso, 1 mm, 2 mm, che cemento, non c'è alcun senso assoluto.
Processo Giolitti non è in onore del Presidente del Consiglio di un centinaio di anni fa, perché in realtà è il figlio che ha fatto questo, che ha ottimizzato questo processo, che era un professore di metallurgia, insomma, il figlio di Giolitti. Cementazione solida in cassetta, la cassetta potrebbe essere in ghisa o in acciaio inossidabile, a seconda che sia usa e getta in ghisa o che sia recuperabile più volte. Abbiamo a che fare con un oggetto, lo vediamo schematizzato in questa forma qui, che viene immerso in un sistema, contenitore, questo contenitore in ghisa o in acciaio legato, che contiene carbonato di bario o carbonato di sodio, che hanno una composizione chimica molto simile, BaCO3 e NaCO3, non potete sbagliare, insomma. Carbone di legna e null'altro. Ora, una premessa. Se io prendo il diamante della nonna, li trito, li rompo, il diamante carbonio, e li metto su una superficie di acciaio e lo mando ad alta temperatura, quel carbonio entrerà dentro e cementerà. Mi sarà costato una follia la cementazione, ma in realtà posso cementare in questo modo. Però capite bene che il nostro problema adesso qui è cementare spendendo poco. Quindi, premesso che i diamanti potrebbero essere utilizzati per cementare, che i diamanti sono carbonio puro, in realtà il nostro problema sarà cementare spendendo poco. Ora, in questo ambiente che viene chiuso senza ossigeno, che viene chiuso e portato a 900-950 gradi, che succede? Succedono due cose. La prima, il carbonato di bario e il carbonato di sodio si decompongono, dando luogo a ossido di bario, BaO, ossido di sodio, NaO, e CO2. La CO2 ad alta temperatura con il carbonio reagisce, e questa reazione, che è la reazione di Boudoir che abbiamo visto durante la produzione dell'acciaio, si sposta verso sinistra e dà luogo a CO. Questo fenomeno, questa sequenza di reazioni avviene dappertutto nella cassetta lontana dal pezzo da cementare. Perché lontano dal pezzo da cementare? Perché il nostro pezzo da cementare ha basso carbonio, c'ha poco carbonio. Allora, a ridosso del pezzo da cementare, la reazione Boudoir funzionerà grazie al fatto che il nostro pezzo da cementare c'ha poco carbonio, si sposterà verso destra e quindi farà depositare del carbonio atomico sulla superficie del pezzo da cementare, che verrà assorbito sulla superficie, entrerà dentro il nostro pezzo, troverà una zona a basso carbonio e comincerà a diffondere all'interno del pezzo stesso. Pezzo, attenzione, che avrà come reticolo cristallino quello della austenite, cubico facce entrate, quindi una diffusività abbastanza bassa ma una buona solubilità, quindi riuscirà a entrare dentro e a starci comodamente. D'accordo? Domanda fondamentale. Io dentro questo affare ci ho messo carbonato di boro, carbonato di bario, carbonato di sodio e carbonio di legna. Ma non potevo prendere il carbonio di legna, sminuzzarlo, buttarci tutto dentro e dargli temperatura? Perché ho dovuto fare questo passaggio per il carbonato di bario e il carbonato di sodio? Il motivo è molto semplice. Il carbone sminuzzato è grossolano, non è molto reattivo. Invece il carbonio che mi si forma a seguito dello spostamento della reazione di Boudoir verso destra è un carbonio atomico estremamente reattivo che si assorbe sulla superficie ed entra facilmente all'interno, andando a modificare il gradiente di concentrazione di carbonio dentro il pezzo stesso. Chiaramente di più sono superficie, man mano che vado verso l'interno sempre di meno. Quanto più tempo sto, tanto più aumenterà il carbonio nella nostra superficie. Cementazione liquida è un po' diverso, le temperature sono più o meno le stesse, durante il trattamento fino a un'ora, il bagno è costituito da questo miscuglio, cianuro di sodio, eccetera, capite bene che qua appena avete a che fare con un trattamento di questo tipo, l'ASL viene tutti i giorni, insomma, solo per smaltire quella roba e accappona la pelle, insomma, però lo si usa. Cementazione gassosa, abbiamo a che fare con una miscela costituita da ossido di carbonio, idrocarburi, metano e propano, le reazioni coinvolte sono queste. Sta roba esplode, quindi basta saperlo, insomma, e sappiate che è un processo che vi può saltare fra le mani, insomma, è quindi importante sapere i rischi che, appunto, potete essere coinvolti.
i parametri che influenzano la penetrazione del carbonio, perché qui noi abbiamo il problema di far che cosa? Di far penetrare il carbonio all'interno del nostro manufatto senza che penetri troppo, però. Quindi in realtà gestire tempi e temperature in maniera opportuna e evitare che vada troppo dentro è abbastanza semplice, basta che il tempo sia limitato, d'accordo? La temperatura, in realtà, non vi ho detto un passaggio fondamentale, perché sopra a C con 3? Perché poi 900-950 gradi vuol dire che siamo in campo austenitico. La differenza grossa che c'è fra la struttura che vediamo cubica facce centrate a temperatura superiore da C con 3 e per esempio quella che possiamo avere per una temperatura inferiore da C con 1 è molto importante. Se prendiamo un acciaio non legato, 0,2% di carbonio, nel caso a destra, cioè quello che abbiamo come perfetta solubilità del carbonio in una struttura cubica faccia entrata, vediamo che la bassa diffusività implica una certa lentezza nella produzione del carbonio, ma carbonio che penetra in maniera omogenea praticamente su tutta la superficie, sì, abbiamo dei cortocircuiti di diffusione in corrispondenza dei bordi grano, in corrispondenza del bordo grano un pochino più intero, ma è proprio poca roba, insomma, e avremo un gradiente di concentrazione pressoché omogeneo su tutta la superficie. Nel caso di una eventuale sbagliata cementazione al di sotto di AC con 1, quindi al di sotto del prodotto detto idica, il problema è che là sotto la nostra struttura per un acciaio a carbonio con 0,2% di carbonio è 80% di ferrite, 20% di perlite, una cosa simile a quello che vediamo in questo schema. Il che vuol dire che cosa? Vuol dire che la ferrite, le lamelle di ferrite contenute nella nostra struttura, oppure i grani di ferrite che dovessero per caso affiorare sulla superficie, per esempio questo grano qui, saranno dei cortocircuiti di diffusione, cioè la diffusività sarà molto incrementata, ma non avranno alcuna capacità di solubilizzare il carbonio, perché il carbonio, cioè il reticolo cubico concentrato, non ci può stare. Quindi il carbonio penetrerà all'interno della struttura in maniera disomogenea e andrà ad arricchire di pochissimo la quantità di cementite presente all'interno del sistema. Aggiungiamo un dettaglio non secondario. Prima abbiamo detto, dopo tempra abbiamo la tempra, dopo cementazione abbiamo la tempra diretta, cioè direttamente al bagno di cementazione nel liquido tempra l'acqua, l'olio, eccetera, oppure differita. Facciamo finta che sia una tempra diretta, cioè subito dopo la cementazione. Se io butto in acqua il nostro acciaio austenitizzato, avrò una tempra. Se io butto in acqua un acciaio che è andato solamente ad AC1, sotto AC1 non c'è nessuna tempra, il pezzo non sarà duro. Considerando la domanda di prima, cioè una permanenza compresa fra AC1 e AC3, a quella temperatura noi abbiamo che cosa? È una struttura molto diversa da quella che abbiamo visto qua, e cioè una struttura ferrito austenitica, dove avremo dei grani di ferrite e parte di austenite. Qui abbiamo una situazione ancora diversa rispetto a prima, cioè la penetrazione del carbonio sarà differenziata fra ferrite e austenite. Un po' di più qui, ma non ci va in soluzione, un po' di più nella ferrite, ma non va in soluzione, riuscirà solo a penetrare, meno nell'austenite, ma riuscirà a solubilizzarsi. Quando vado a buttarlo in acqua, in olio, per temperarlo, avrò delle zone temperate e delle zone no. Quindi un comportamento assolutamente inaccettabile dal punto di vista del comportamento di un campo. Per questo motivo abbiamo bisogno di austenitizzare completamente il nostro acciaio e far sì che la cementazione sia la condizione, la cementazione si svolga con un acciaio completamente austenitico. Durata del trattamento, anche questo è importante, perché sarà quello che vi deciderà la penetrazione stessa del vostro carbonio, insieme chiaramente con la temperatura, e ancora la sostanza cementante, cioè il vostro materiale, le vostre condizioni di cementazione che verranno a dare. La cementazione come risultato, come durezza, è sicuramente favorita dagli elementi che formano carburi, perché più carburi ho, più è duro il nostro pezzo, cioè la nostra parte cementata, cromo e molibdeno per primi, ed è ostacolata, cioè ci dà valori più bassi di durezza
nel caso di elementi in forma soluzioni solide, nickel, silicio, alluminio. Normalmente si cementa con acciai che hanno non più dello 0,2% di carbonio, perché se no altrimenti lo spostamento di Bourdois non avviene, non si ha proprio la penetrazione del carbonio all'interno del loro stato stellite, e il manganese deve essere basso, sotto lo 0,4%. In realtà sul manganese basso tu potete trovare nei testi valori abbastanza fluttuanti, addirittura fino al 2%. In realtà qual è il problema? C'è un'esperienza pessima negli acciai autarchici prodotti dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per i cingoli dei carri armati. Cioè questi, durante la Seconda Guerra Mondiale la Germania non aveva nickel e fu utilizzato come sostituto il manganese. Quello di utilizzare il manganese come sostituto del nickel è una prassi abbastanza consolidata, lo sarà ancora oggi per molte classi di acciai. Nel caso di acciai di cementazione però questa fu una scelta particolarmente sbagliata, perché appunto questi cingoli diventavano fragili col freddo, e capite bene, durante la campagna di Russia faceva freddo e chiaramente i cingoli carammati, oltre che per le cannonate, si rompevano perché marciavano in condizioni sbagliate. Per quanto riguarda l'influenza della durata di cementazione e della temperatura, qua vediamo l'influenza di questi parametri in funzione per quanto riguarda l'influenza dello spessore dello stato cementato. 900 gradi, 925, 950, a parità di durata temperature più alte mi danno stato più profondo, oppure a parità di temperatura ho uno stato più profondo all'aumentare della durata, ma ce l'aspettavamo perché si tratta di un processo sostanzialmente di infusione e quindi non possiamo che avere un andamento dei parametri di questo tipo. Per vedere una simulazione dell'evoluzione del nostro carbonio nell'acciaio, vediamo con una concentrazione superficiale allo 0,7% e una concentrazione dell'acciaio allo 0,15% come evolve a 911 gradi nel tempo, e vediamo appunto, questo è il gradiente di concentrazione che otteniamo, che chiaramente evolverà nel tempo, più tempo aspetto, più partendo da un valore sostanzialmente a parello testoide si arricchirà l'interno del nostro acciaio. Cosa fare dopo cementazione? Se il nostro pezzo non è trattato dopo cementazione, non sarà duro superficialmente. Quindi attenzione, la cementazione, dopo cementazione, se non viene temprato, il pezzo non sarà duro. Sarà duro solo se si tempra tipicamente in olio e successivamente si farà un rivenimento intorno a 150-200 gradi per arrivare un po' alle tensioni interne. Quindi attenzione, un punto fondamentale: l'acciaio cementato non può essere usato sopra 150-200 gradi. Ricordate sempre che qualunque applicazione, il limite di temperatura nell'utilizzo, sì, per carità, c'è lo scorrimento viscoso, abbiamo visto la volta scorsa, c'è la stabilità termica, c'è la stabilità metallurgica, ma quello che per voi è comunque un limite imprescindibile è l'ultima temperatura di trattamento. Voi sopra quella temperatura, qualunque sia la lega con cui avete a che fare, non potrete mai andare. Per quanto riguarda l'acciaio cementato, però, bisogna andare a visualizzare un po' meglio l'andamento delle tensioni interne a seguito di una tempra, perché l'effetto che si ottiene è abbastanza simpatico. Voi sapete già, l'abbiamo visto in tutte le salse, quando noi andiamo a temprare un manufatto, per esempio questo cilindretto, la storia termica del nostro cuore è diversa dalla storia della superficie. Normalmente, sempre, la temperatura della superficie si abbassa durante la tempra molto più rapidamente rispetto al cuore. Nei pezzi omogenei dal punto di vista della composizione chimica, questo implicava che cosa? Vi ricordavate la nascita di sforzi superficiali, specialmente di trazione e leggermente di compressione del cuore, che potevano portare il pezzo a rottura. Nel caso di un pezzo cementato, in realtà, la cosa è un po' diversa. Perché? Beh, perché noi qui abbiamo in realtà due materiali. Noi abbiamo il materiale del cuore a basso tenore di carbonio e il materiale della superficie ad alto tenore di carbonio. Noi sappiamo che l'aggiunta di carbonio ci sposta verso destra e verso il basso le curve di trasformazione. Se tracciamo con questa curva qui la curva relativa al raffreddamento, questa più a sinistra, relativa alla superficie, e con questa più a destra la curva relativa al cuore, scopriamo che nel nostro pezzo avremo una trasformazione austenite-martensite
che stavolta avverrà prima nel cuore e poi nella superficie. Questo vorrà dire, senza rifacciamo lo stesso discorso la volta scorsa sugli sforzi interni, un ribaltamento degli sforzi interni, cioè a più alta temperatura la trasformazione, lo vediamo nel secondo cilindretto, la trasformazione a ossidi martensiti che avviene un volume specifico che aumenta, comporterà la nascita di un desiderio del cuore di allungarsi e una sostanziale indifferenza della superficie, ma il fatto che le due parti debbano rimanere contigue farà nascere uno sforzo di compressione, perché il cuore vorrebbe essere più lungo ma non può, quindi c'è qualcosa che deve comprimerlo, e uno sforzo di trazione sulla superficie. Complessivamente, ricordatevi, le sigma sono nulle perché non abbiamo nessuno sforzo esterno. Nella seconda fase, quando vado a raffreddare completamente e mi si tempererà pure la superficie, avremo la situazione esattamente inversa. Peccato però che questa sarà la condizione finale, cioè la nascita di uno sforzo di compressione anche piuttosto interno sulla superficie e un blando sforzo di trazione nel cuore del pezzo. Quindi la cementazione seguita dalla tempra ha un doppio effetto in realtà: durezza superficiale dovuta alla presenza del carbonio che diventa martensitico grazie alla tempra, e la nascita di uno sforzo di superficiale residuo di compressione che mi aumenta e anche di molto la resistenza a fatica del nostro pezzo. Quindi l'effetto è assolutamente positivo. Guardiamo quest'ultimo passaggio, e cioè questa tempra come si svolge. Basta prendere il pezzo dalla mia bagno di cementazione e buttarlo nel nostro olio, acqua? Non sempre è così. Perché? Ma l'evidenza del perché lo vediamo in questo diagramma di fase. Noi partiamo da un acciaio povero in carbonio, un C10, 0,1% di carbonio per esempio. La temperatura ottimale di austenizzazione di un C10 sarà 950 gradi, che guarda caso è proprio la temperatura di austenizzazione per la cementazione. Non è che scelta a caso, chiaramente. Cemento, arricchisco la superficie in carbonio e lo porto fino, abbiamo visto, alla temperatura, alla concentrazione tettoidica, 0,77% in carbonio. C'è un problema: tutto il mio sistema sta a 950 gradi, quindi in realtà io avrò il cuore in queste condizioni nel bagno di cementazione e la superficie in queste condizioni qua sopra, che sono ben lontane dalla austenizzazione ottimale. Se io prendo questo pezzo e lo butto nel bagno di tempra, tempererò in condizioni ottimali il cuore del pezzo e in pessime condizioni, con una sovraostenizzazione, con grani molto grossi, la superficie, che è quella che per noi deve essere più dura e temperata meglio, perché non ci scordiamo, il nostro obiettivo è avere una superficie dura e ben resistente all'usura, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, quando c'è una grossa differenza di concentrazione tra cuore e superficie nel carbonio, si preferirà adottare la cosiddetta tempra doppia. La tempra doppia in cosa consiste? Molto semplicemente: prendo il pezzo dal bagno di cementazione 900-950 gradi, lo butto nel mio mezzo temprante. In questo modo tempro in maniera ottimale la superficie, il cuore, e tempo in condizioni sbagliate la superficie del pezzo, che è risultata essere sovraaustenitizzata, cioè grana troppo grossolana. Successivamente riaustenitizzo il pezzo, ma attenzione, a una temperatura leggermente superiore a quella ottimale per la mia superficie. In queste condizioni la superficie si riaustenitizza grazie al fatto che ho più carbonio. Il cuore in realtà no. Se gioco anche bene con le durate, me lo sto rinvenendo. Quindi io sto rinvenendo il cuore del pezzo, e a me proprio bonificato mi serviva, e sto austenizzando in condizione ottimale la superficie. Ributto il pezzo nel mezzo temprante, e a quel punto il risultato finale sarà un cuore bonificato e una superficie temprata in maniera ottimale. Dopodiché distendo tutto a 150-200 gradi e il pezzo è stato cementato, temprato e bonificato nelle condizioni migliori. Come ultima slide, vediamoci questo video, che è interessante per farvi capire poi cosa c'è dietro quello di cui abbiamo parlato. Qui sta uscendo fuori un pezzo piuttosto grosso da un bagno di cementazione,
E quando parliamo di tempra, vediamo di chi stiamo parlando. Qui stiamo parlando di temprenolio, eh? Un pezzo non piccolissimo, ecco, ovviamente. Quando vi dicevo le curve di raffreddamento non possono essere collineari, guardate che succede quando immergo questo affare qui che sta a 900 gradi dentro dell'olio. Adesso vi dico, poi è difficile dare una curva di raffreddamento pulitina pulitina. Questo è l'effetto, d'accordo? Quindi in realtà potete anche capire perché la siderurgia sia un ambito industriale particolarmente pericoloso, insomma. Questi gli eventi che hanno luogo normalmente, e quindi questo è l'effetto complessivo dell'immersione di un pezzo molto caldo all'interno di un bagno d'olio.